15 aprile 1981. Continua da parte degli uomini della Digos romana l'operazione Antinar, che ha visto l'emissione di 55 ordini di cattura. Oltre alle indagini ancora in corso, che potrebbero portare altri elementi alle già numerose imputazioni, 15 dei 55 ordini di cattura riguardano neofascisti latitanti, ai quali si dà una caccia serrata. Apre la lista l'estremista nero Alessandro Alibrandi, figlio del noto magistrato romano da tempo fuggito all'estero. Alibrandi Junior era già ricercato dai giudici di Bologna perché implicato nelle indagini sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione centrale del capoluogo emiliano. Recentemente è stato segnalato nel Libano in un campo militare della destra cristiano-maronita. Tra gli altri latitanti c'è Francesca Mambro, chiamata la Passionaria Nera, che fa parte della cellula di Valerio Fioravanti, detto Giusva, ed è stata nei mesi scorsi segnalata nel Veneto, dove ha partecipato a rapine ed assalti. Insieme a De Francisci e Gian Lombardo, la Mambro è anche implicata nell'inchiesta sulla strage di Bologna. Questi i nomi delle altre persone colpite da ordine di cattura e ancora latitanti. Alessandro Alibrandi, 21 anni, Massimo Carminati, di 23, che è accusato di una serie di rapine, Francesco Corrado, 27 anni, Amedeo De Francisci, Gabriele De Francisci, Pierluigi Iacchelli, Paolo Lucci Chiarissi, Francesca Mambro, Rita Marinelli, Massimo Morsello, Stefano Orlandini e Massimo Rodolfo, Walter Sordi e Stefano Tiraboschi, Roberto Pasquale. Gli altri sono già tutti detenuti. Tra di essi Mario Corsi, indiziato per la strage di Bologna, Giuseppe Dimitri, Cristiano Fioravanti e Valerio Fioravanti. Aprile 1981. Una Renault 5 azzurra rallenta a pochi metri dal guardrail a fari spenti. A bordo tre giovani che tentano di passare la frontiera. Sono terroristi di estrema destra. La Svizzera ancora una volta è un rifugio sicuro per l'eversione di ogni colore. Gli uomini della Digos di Roma e di Varese sono appostati a pochi metri dalla rete di confine. Stretti in un furgoncino, aspettano da ore quella macchina. In una piantina trovata in un covo a Roma ci sono le indicazioni su quella frontiera. Sono le 10 di sera di lunedì al valico del Gaggiolo. Intimano l'ALT, la Renault prosegue, echeggiano spari, sventagliati di mitra. Le pallottole trapassano i vetri della vettura. Due giovani scendono fuggendo a piedi, altri spari, poi si arrendono. È una scena confusa nel buio sotto la pioggia. I poliziotti si avvicinano, un ragazzo giace sul sedile posteriore della macchina, un proiettile conficcato nella testa morente, un altro è ferito a una gamba, il terzo tiene le mani alzate. Non sparate, mi arrendo, urla agli agenti. Si è concluso così il tentativo di espatrio di tre giovani terroristi, ricercati nell'ambito delle inchieste dei magistrati romani sull'eversione di destra. Valico italo-svizzero di Gaggiolo, in provincia di Varese. In questo tratto un presunto estremista di destra ha tentato ieri sera di espatriare clandestinamente, aiutato da due complici. I tre sono stati bloccati dalla Digos. L'uomo che doveva varcare il confine sarebbe Massimo Carminati, di 26 anni, un milanese residente a Roma ricercato per associazione sovversiva e partecipazione a banda armata. Dopo la sparatoria sono stati accesi i riflettori della finanza. Nel grande piazzale del Valico, illuminato a giorno, l'auto con i vetri infranti e i tre giovani con le armi puntate contro. Sono Massimo Carminati, 23 anni, ex Missino, ricercato per associazione sovversiva e per banda armata, coinvolto nelle inchieste su diversi omicidi neri. È lui il giovane ferito alla testa. Un proiettile gli ha trapassato l'occhio sinistro. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Varese. Il terrorista raggiunto da una pallottola alla gamba è Alfredo Graniti, 27 anni, bergamasco, proprietario della Renault, noto in passato per la militanza nell'estrema destra. Si era trasferito nel 75 a Roma, dove aveva preso contatti con i gruppi neri della capitale.
Tornato nel 77 a Bergamo, si era dato da fare per aprire un piccolo ufficio di pubblicità. Senza precedenti penali, Graniti è il neofascista che si era incaricato di portare i terroristi ricercati alla frontiera. Un tassista dell'eversione. Il terzo giovane si chiama Domenico Magnetta, 27 anni, milanese, inquisito nel 76 per la sua appartenenza ad Avanguardia Nazionale, considerato il basista dell'operazione Espatrio, cioè l'uomo che conosce le strade ed i passaggi possibili, l'uomo che probabilmente ha tenuto contatti tra l'Italia e la Svizzera. Il personaggio di spicco è Carminati. Il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 25 milioni, fra lire italiane e dollari, di 4 diamanti e di gioielli di minor valore, cioè una parte del bottino di numerose rapine che i gruppi neri, in contatto con la malavita comune, hanno organizzato negli ultimi mesi a Roma e in Veneto. Carminati era l'unico del terzetto ad essere in possesso, oltre che di quelli personali, di documenti falsi, un passaporto e una carta d'identità intestata a Pietro Vartolo, un infermiere di ospedale romano, che fin dall'inverno scorso aveva denunciato il furto del passaporto. La carta d'identità fa invece parte di uno stock sottratto dagli uffici del comune di Riola, in provincia di Oristano. Nella Renault, gli agenti della Digos hanno trovato alcune grosse tenaglie che sarebbero servite ai terroristi per aprirsi un varco nella rete di confine. Un notiziario su attività sportive, tennis, nuoto, palestra di karate e altri documenti sui quali viene mantenuto il riservo. A quanto risulta, i terroristi non erano armati al momento dell'arresto, né trasportavano armi. Evidentemente gli agenti della Digos hanno aperto il fuoco dopo che i tre giovani non si erano fermati all'ALT. Fino a tarda sera è stato difficile ricevere in questura notizie sulla ricostruzione esatta dell'episodio. Quel che è certo è che non è stato conflitto a fuoco. Lo ha confermato il questore di Varese, Salvatore Scotto. Il comportamento dei poliziotti comunque non deve stupire. Sono stati proprio i killer neri come Cavallini e Fioravanti a mostrarsi risoluti e spietati nei confronti di poliziotti e carabinieri. Hanno sempre sparato, appena uomini delle forze dell'ordine si sono avvicinati per chiedere documenti o per intimare l'ALT ad una vettura. È avvenuto così a Monza, dove venne ucciso il carabiniere Lucarelli. È avvenuto così a Padova, quando i carabinieri Cadeddu e Maronese furono bersaglio di un tiro incrociato sulle sponde di un canale. E questa? A cosa doveva servire? Quando gli uomini della Digos, rovistando la settimana scorsa tra i mitra, le pistole e i soldatini di piombo scoperti nel covo dei Nari in via Prenestina, avevano trovato la pianta stradale della Lombardia, erano rimasti perplessi, eppure sarebbe stata proprio quella cartina a portare alla cattura dei tre neofascisti sorpresi al valico con la Svizzera. Un funzionario, infatti, esaminando la mappa centimetro per centimetro, avrebbe notato un piccolo punto, segnato con un abiro, sull'indicazione Gaggiolo. Vuoi vedere che qualcuno ha intenzione di scappare all'estero passando proprio di là? Il sospetto era fondato. Non solo. Qualcuno dei giovani che hanno deciso di collaborare con la giustizia, tra quelli arrestati nella recente operazione contro il terrorismo nero, avrebbe confermato. Così, gli investigatori romani si erano messi in contatto con i colleghi lombardi, dando l'allarme. Quasi certamente qualche neofascista latitante avrebbe tentato di espatriare alla frontiera di Gaggiolo durante il Ponte Pasquale. Indicazione esatta. Da lunedì sera, così, dall'elenco dei 16 presunti terroristi sfuggiti agli ordini di cattura filmati dai magistrati romani che hanno raccolto l'inchiesta di Mario Amato, va tolto un nome: Massimo Carminati, 23 anni. Via Vicena 101, quartiere portuense. Ricercato per rapina, banda armata, associazione sovversiva, il giovane era conosciuto dalla Digos romana da parecchi anni, prima come testa calda del Fronte della Gioventù, quindi come segretario negli anni 77 e 78 della sezione del Movimento Sociale Italiano di Piazza Enrico Fermi. La stessa sezione alla quale facevano riferimento l'ex deputato missino Sandro Saccucci, accusato di aver assassinato un giovane comunista, Luigi De Rosa, in un raid a Sezze Romano, e Franco Anselmi, un giovane picchiatore nero, ucciso il 6 marzo del 78, durante una rapina in un'armeria al quartiere portuense.
Massimo Carminati sarebbe sospettato di aver tenuto i rapporti, per conto dei gruppi eversivi di destra, con la malavita comune. In particolare, sarebbe stato visto da alcuni testimoni un anno e mezzo fa, mentre conversava al bar della stazione metropolitana dell'Eur con un altro neofascista, Claudio Bracci, e con Franco Giuseppucci, un boss della droga e delle scommesse clandestine, ucciso qualche mese fa in un regolamento di conti. Accusato di aver partecipato ad alcune rapine, Massimo Carminati potrebbe essere direttamente collegato con il covo dei NAR trovato lunedì scorso. Al momento della cattura, infatti, aveva in tasca gioielli e pietre preziose di grande valore. Nel box numero 26 del garage condominiale di via Prenestina 220F, affittato da una giovane coppia che aveva detto di servirsene come deposito per soldatini di piombo, era stato trovato, oltre a mitra, pistole, esplosivo e un bazooka, un vero tesoro. Brillanti, oro, collane, braccialetti, perle, smeraldi per centinaia e centinaia di milioni, tutto frutto di una lunga serie di rapine. Proprio dalle indagini su alcuni di questi colpi, compiuti contro numerose oreficerie e gioiellerie della capitale, è nata l'inchiesta condotta da 5 magistrati romani che hanno ereditato gli incartamenti del giudice Mario Amato, assassinato dai NAR nel giugno scorso. Grazie alla collaborazione di alcuni neofascisti arrestati, sarebbero stati individuati i responsabili di gran parte delle rapine per autofinanziamento e dei delitti compiuti dai terroristi neri negli ultimi anni a Roma. 22 aprile 1981. Per ora Massimo Carminati è ricoverato nel reparto rianimazione nell'ospedale di Circolo di Varese in condizioni gravissime. Nel pomeriggio gli è stato asportato un occhio per evitargli un'emorragia mortale, ma i medici non si pronunciano ancora. A Carminati, oltre all'associazione sovversiva e alla banda armata, gli si imputa la partecipazione all'omicidio degli studenti milanesi del Circolo Leoncavallo, Fausto e Iaio, assassinati nel marzo 78. Il giovane è accusato anche dell'omicidio di Roberto Scialabbia nel febbraio 78, dell'assassinio di Walter Rossi a Roma, dell'uccisione del simpatizzante comunista Ugo Zini davanti a una sezione comunista romana, dell'attentato mortale all'agente di pubblica sicurezza Arnesano nel febbraio 80. 29 maggio 81. 38 ordini di cattura, 25 dei quali eseguiti, 40 perquisizioni e sequestro di gioielli rubati per un valore di 30 milioni, insieme con materiale giudicato del massimo interesse. È il bilancio di una vasta operazione scattata all'alba di ieri che ha permesso di individuare uno dei più importanti crocevia del crimine organizzato a Roma, un nodo nel quale sono strettamente intrecciati i fili dell'anonima sequestri romano-calabrese, di alcune gang del racket delle scommesse clandestine e della droga, dei collegamenti fra malavita e terrorismo neofascista. L'indagine degli investigatori del reparto operativo è partita proprio dal sequestro dell'industriale del marmo Valerio Ciocchetti, rapito il 3 dicembre 1980 e ritrovato cadavere nel Tevere il 27 gennaio scorso. I Ciocchetti, oltre all'industria di marmi, sono proprietari di un avviato autosalone Alfa Romeo, al quartiere Appio. E proprio in ambienti collegati all'autosalone, gli investigatori cominciarono la loro inchiesta. Fra gli arrestati, Santino Duci, 39 anni, proprietario di una gioielleria in via dei Colli Portuensi. Oltre al reato di riciclaggio del denaro dei Ciocchetti, il Duci è accusato anche di aver aiutato a sottrarsi alle ricerche, fornendo una consistente somma di denaro, pari a 20 milioni di lire, il ricercato Massimo Carminati. Fra gli arrestati troviamo anche Yolanda Broglia, 42 anni. È la vedova di Franco Nicolini, detto Franco Ercriminale, il potente capo del racket delle scommesse clandestine, assassinato nel luglio 78 all'ippodromo di Tordivalle. L'uccisione di Nicolini scatenò una vera e propria guerra tra bande, che provocò numerose vittime nel mondo della malavita romana. A noi non ci hanno detto neanche alt, stavano tutti dentro un camion, dentro due furgoni, ci hanno sparato come cani, hanno ferito a me e un certo Graniti, sulla macchina sono stati trovati 145 colpi, noi non avevamo pistole, non avevamo manco un ha capito? A me mi hanno colpito in faccia, io stavo seduto dietro questa Renault, capito? Non è che mi hanno detto scendi dalla macchina.
hanno abbattuto in mezzo alla strada da disarmato, perché il conflitto a fuoco se l'è fatto la Digos da sola quando mi ha sparato, per un processo che si sarebbe chiuso, Presidente, con 3 anni e mezzo di condanna. Hanno sparato e basta, però erano altri tempi, io non mi sono costituito neanche parte civile contro gli agenti della Digos che hanno sparato, perché erano altri tempi, io ho dato legittimità a questo fatto, non c'ho da lamentarmi di questo, non me ne frega nulla, per me è una ferita di guerra, ha capito? Sì. In quel momento era giusto che la Digos ci sparasse.